Ciao ragazzi, nome e cognome? Stefano, Carosso, Manella Clemente. Le vostre rispettive specialità? Crossfitter, weightlifter. È vero che la maggior parte degli atleti non vede l'ora di caricare sul bilanciere? Sì, in generale sì. Assolutamente, sono uno di quelli. Quali sono i rischi dell'utilizzo precoce di alti carichi? Infortuni, non c'è nessun pericolo, se è troppo alto non lo tiri. Rischi se comunque lavori in sicurezza, non dovrebbero essercene tanti. Descrivi con tre aggettivi l'atto del drop. Soddisfacente, appagante, il drop viene dopo un PR ancora più appagante. Posso dire pure figo. Che peso dai nella tua programmazione alla parte di weightlifting? 30%. Altissimo. Che peso dai nella tua programmazione alla parte di condizionamento metabolico? 40%. Da 1 a 100, 1%. Cosa pensi che un crossfitter possa attingere dal mondo del weightlifting? È sicuramente una buona tecnica e un buon transfer. E diciamo che può ambire a alcune linee, postazioni e quant'altro. Cosa pensi che un weightlifter possa attingere dal mondo del crossfit? Un pochettino di conditioning, poco. Beh, comunque un po' di cardio non fa male, secondo me. Che idee vi siete fatti del format? Sicuramente è interessante perché è la prima gara che viene proposta così. Aspettiamo più informazioni. No, sicuramente ci sarà tanto cardio col bilanciere, sicuramente. Secondo voi, nel primo qualifier, il protagonista... Non lo so, penso lo snatch. O clean and jerk. Cosa ne pensi del format della lift and drop? Per quello che so, carino, attirerà una fascia di utenti che... a cui piace tanto il bilanciere. È un format che mi piace perché comunque è una gara che non esiste attualmente in Italia, ma credo neanche, diciamo, a livello europeo. Qual è la sensazione quando si batte un PR? Vuol dire che hai fatto qualcosa, hai fatto bene fino lì, quindi che sei cresciuto, quindi sicuramente è bello. Quando arrivi, diciamo, da un lungo periodo di preparazione, quindi è entusiasmante, ti appaga. E comunque tutti i sacrifici che hai fatto vengono ripagati in quel momento. Siete mai capitato di farlo durante una gara? Com'è stato? Purtroppo non ho mai fatto un PR in gara. No, di weightlifting no. Però ho fatto delle buone alzate. La sensazione è sempre positiva. Riuscire a rifare in gara quello che si fa in allenamento è sempre bello. L'ultima gara che ho fatto di sollevamento pesi, ho fatto 176 di clean and jerk in gara e credo di aver fatto un salto di 10 metri. Cosa ti aspetti dall'evento finale? Un mega complex pesantissimo, con più elementi, con bilancieri super carichi. Guarda, conoscendo Omar, secondo me l'ha fatto qualcosa di impensabile, però questo è bello, comunque fa spettacolo. Dove ti immagini che si svolgeranno le finali? Credo a Torino, però non so dove, sinceramente. Ciao e grazie ragazzi. Ciao a tutti e ci vediamo alla Lift and Drop. Ciao a tutti.